benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo con il macro argomento dell'economia, in particolare in riferimento ai fondi europei destinati alla Toscana, con un ampio dibattito all'interno dell'aula del Consiglio regionale. Vediamo. Nei prossimi 7 anni la Toscana avrà 1.229 milioni dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 1.083 milioni dal Fondo Sociale Europeo e 143 milioni di euro da un altro stanziamento dell'Europa, il Programma Europeo Italia-Francia Marittimo. È stato il presidente della Regione, Eugenio Giani, a dare comunicazione al Consiglio regionale sulla tematica, illustrando la programmazione europea 2021-2027 che, secondo il governatore, continua a rappresentare un'opportunità di crescita sociale, economica, di sviluppo sostenibile e di integrazione che, insieme a investimenti su ricerca e innovazione, si tradurrà in competitività del sistema produttivo regionale. Due le priorità. La prima, agire rapidamente, perché dopo un periodo di recessione così profonda che ha segnato le aspettative degli individui, anche un breve ritardo può condizionare il futuro sentiero di crescita. La seconda, in combinazione con la prima, indirizzare la più ampia quota possibile delle risorse europee agli investimenti, nello specifico a quelli in grado di ampliare la base produttiva in modo da renderla più idonea a catturare nella produzione di beni finali e intermedi tutti gli effetti positivi di ricaduta economica che derivano da una crescita della domanda. La nuova politica di coesione, conformemente agli atti generali di indirizzo di programmazione regionali, dovrà segnare quindi un Green Deal toscano, un patto che la Regione sottoscrive non solo con l'Europa, ma anche con i propri enti locali e con il mondo produttivo per ridefinire la propria economia e rilanciare lo sviluppo. Si tratta di risorse importanti e le priorità sono quelle di aiutare la Toscana a ripartire dopo la pandemia. Ovviamente dovremo agire sui settori che sono trainanti per la Toscana, che sono quelli dell'export, ma anche quelli che invece vanno ad agire su un mercato che è rivolto alla domanda interna, che ha bisogno comunque di recuperare e di essere rilanciata. La cosa importante è che queste risorse, che comunque aiuteranno alla transizione verso un'economia maggiormente sostenibile, verso la digitalizzazione, per una migliore sanità, per una maggiore coesione sociale e quindi servizi che sono rivolti alle popolazioni più bisognose, ad iniziare dalla popolazione anziana. Beh, tutte queste priorità, fra l'altro, coincidono con le priorità che sono contenute nelle 6 missioni del PNRR. Quindi sarà importante cercare di armonizzare gli interventi, quindi avere un quadro complessivo di finanziamenti da dirottare sui settori finanziabili con il PNRR e invece finanziare altri settori non riconducibili alle provvidenze del PNRR da finanziare con la programmazione ordinaria o con i fondi aggiuntivi, 30 miliardi che il governo ha messo a disposizione. Quindi il ruolo della Regione sarà importante in questo senso, creare un'armonizzazione nel prevedere gli interventi verso le priorità con la coerenza alla possibilità di utilizzo di questi fondi che sta alla fonte, e importante sarà anche aiutare tutti i soggetti che sono competenti a fare progettazioni, perché sia per quanto riguarda il PNRR sia per quanto riguarda i fondi europei sarà importante sviluppare una capacità propositiva, una capacità progettuale. Da questo punto di vista noi abbiamo sollecitato in passato la creazione di un fondo per la progettazione, siamo a sollecitarlo nuovamente perché è importante non soltanto individuare linee strategiche, non soltanto creare un coordinamento, ma soprattutto aiutare la Toscana ad essere maggiormente operativa per cogliere queste risorse. C'è intanto un dato di fatto positivo che mi fa piacere sottolineare. Evidentemente chi ha preceduto questa giunta o non era così tanto capace di fare le trattative in sede europea o in sede di
assemblea Stato-Regioni, oppure non era in grado di spendere in una maniera opportuna i soldi, visto che il primo dato che ci è stato riferito è che la Toscana per i prossimi 7 anni ha preso un terzo in più di fondi dall'Europa rispetto agli ultimi 7 anni. Quindi il grande governatore Rossi, che si vantava di avere questa grande capacità di concentrare fondi sulla Toscana, ne prendeva un terzo in meno di quanto hanno preso adesso la nuova giunta. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Poi ci sono tutti i dati negativi. I dati negativi sono il fatto che la regione Toscana è ancora lontana, anni luce, dalle regioni virtuose del nord sotto tanti aspetti. La Toscana, ne dico una su tutti, si parla tanto di mobilità sostenibile, la Toscana ha l'8% di colonnine di ricarica elettrica diffuse sul territorio nazionale, la Lombardia ne ha il doppio. Il trasporto pubblico su gomma è ancora il trasporto pubblico predominante in Toscana, nonostante sia la fonte maggiore di gas serra, ed è ancora lontana anni luce la Toscana nella conversione sul trasporto ecosostenibile rispetto alle regioni virtuose del nord. Si parla di adeguamento di strutture alla normativa antisismica, ma si parla soltanto di strutture sanitarie e ospedaliere, che per l'amor di Dio hanno bisogno di essere adeguate, ma non c'è una parola una sulle strutture scolastiche. Noi abbiamo ancora scuole in Toscana che sembrano essere uscite dal libro cuore dell'Ottocento, quindi c'è ancora tanto da fare. La speranza è che, visto che sono arrivati tanti soldi, in tutto sono quasi 3 miliardi di euro da destinare alla regione Toscana, questa giunta faccia le scelte giuste. Noi dalla prossima volta saremo in aula con decine di proposte, vediamo quante di queste saranno recepite dalla maggioranza. È vero, è giusto che si debba sostenere le imprese, le aziende, è nostro dovere, ma è anche nostro dovere indicare dove la Toscana vuole arrivare, perché non basta, secondo il mio punto di vista, dare il sostegno alle aziende se poi dopo non investiamo nelle grandi infrastrutture che permettono alla Toscana di tornare ad essere organica. Adesso abbiamo una macro area che è quella che viaggia intorno all'Arno, e abbiamo un'altra area importantissima da sviluppare, che è quella della costa, e che non è assolutamente presa in considerazione. Abbiamo dei porti, aeroporti, interporti che devono essere collegati alla macro area di Firenze, e poi dopo partire e andare verso il nord dell'Italia e verso il centro dell'Europa, dove c'è la vera economia. Ecco, noi in questo momento l'intervento che è stato fatto dal Presidente è stato un intervento per continuare a galleggiare. La Toscana non ha bisogno di galleggiare, la Toscana ha talmente tante risorse che ha bisogno di tornare ad essere ad elevarsi a regione guida, perché questo è quello che noi abbiamo all'interno della Toscana, e questo deve essere il messaggio, un messaggio propositivo e non un messaggio di esclusivo di sostegno, che serve, ma serve per poi dopo dare un indirizzo a tutto quello che deve essere l'economia della Toscana. Riteniamo che i fondi comunitari siano la forza del nostro agire. Le risorse comunitarie, certe, queste sono sicure, dobbiamo programmarle, dobbiamo creare sviluppo, lavoro, consentire ai territori periferici di avere nuove opportunità, consentire alle grandi città di diventare città di carattere europeo, ma soprattutto tenere fede ai nostri impegni rispetto ai giovani, rispetto agli anziani, rispetto al sociale, rispetto agli impegni culturali. Dobbiamo fare una Toscana che anche nella svolta ambientale sia protagonista a livello europeo, che con queste risorse faccia uno scatto in avanti. Richiamo di queste ore anche della richiesta dei giovani di avere più ambiente, una Toscana più innovativa, e poi soprattutto infrastrutture e lavoro credo che siano i cardini dell'allocazione di queste risorse. Quindi noi ci batteremo in questi anni per allocare queste risorse nel modo più congruo e utile per la Toscana. Continuiamo a parlare di economia, ma anche di lavoro e di imprese, perché naturalmente in Consiglio regionale anche quest'anno torna l'appuntamento con il premio Innovazione, molto importante per sostenere soprattutto quelle aziende innovative che guardano al futuro. E allora cerchiamo di fare il punto della situazione su quanto discusso in merito a questo argomento e su quali sono anche i termini del bando di assegnazione.
Una scommessa di rilancio dopo la crisi economica innescata dall'emergenza coronavirus, la regione punta sul premio Toscana Innovazione che torna dopo lo stop imposto dalla pandemia, organizzato insieme a Confindustria con l'obiettivo di sostenere e valorizzare la ricerca e l'innovazione tecnologica e digitale delle imprese e promuovere l'iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio. Per la presentazione delle candidature c'è tempo fino alle ore 17 del 29 ottobre. È aperto a start-up, imprese private in forma singola o aggregata e a persone fisiche con sede o residenza in Toscana. Si articola in 4 sezioni: start-up innovative, ricerca, sviluppo e innovazione digitale, brevetti, sostenibilità ambientale. Il riconoscimento riserva 2 premi in denaro per ogni sezione, 15.000 euro il primo e 5.000 per il secondo classificato. È inoltre previsto un premio speciale di 5.000 euro riservato al miglior progetto realizzato da un'impresa giovanile presentato in una qualsiasi sezione. Questa è un'idea nata qualche anno fa, nella scorsa legislatura, ed è nata con un obiettivo, quello di sostenere chi crede nel futuro, chi scommette nel futuro. È un piccolo sostegno economico, ma è soprattutto un segnale di speranza. Se la pandemia ci ha insegnato e ci ha lasciato qualcosa, purtroppo, oltre alle tante persone che sono decedute, hanno perso la vita, ci ha lasciato la necessità di anticipare il progresso. O noi abbiamo la capacità di anticipare il progresso oppure non riusciremo ad essere al passo con le altre grandi regioni d'Europa. E la sfida grande che noi abbiamo voluto lanciare è alle ragazze e ragazzi toscani. Credeteci nel futuro e aiutateci a costruire una Toscana migliore, una Toscana all'avanguardia in Europa. È una sfida bella, una sfida difficile. Noi abbiamo università, centri di ricerca tra i migliori d'Europa. E dobbiamo costruire le condizioni perché quella innovazione, quella ricerca si trasformi in valore per il territorio. Ringrazio Silvia Ramondetta, ringrazio Confindustria Toscana per questo lavoro svolto insieme. Oggi l'obiettivo è di cercare il più possibile di andare nei luoghi della ricerca, nelle università e mandare questo messaggio forte. Voi scommettete sul futuro e sappiate che le istituzioni sono al vostro fianco. Qualcosa di grande, di bello. Io racconto sempre il simbolo della nostra regione è quel Pegaso alato che con le zampe sta nella storia, nelle tradizioni, nei valori, nella bellezza della nostra Toscana, ma con le ali vuole guardare al futuro e quelle ali battono e possono volare, portarci in alto soltanto se davvero si crea questo clima positivo e di speranza. Noi ce la mettiamo tutta e faremo la nostra parte. Dare un premio per l'innovazione per noi è importante perché non c'è dubbio che abbiamo bisogno di innovazione e di talenti. La risposta è semplicissima, anche se non è facile poi individuare talenti. Noi lavoriamo e Digital Innovation Hub è proprio là che dovrebbero ricercare le risorse per individuare poi talenti che facciano le scelte per il futuro. Si parla sempre di innovazione, che cos'è l'innovazione? È saper cogliere quello. E saper cogliere le esigenze del momento, momento per momento, andare a individuare quello che occorre. In questo momento ce ne sarebbe bisogno di tante, basta pensare a quello che ci succede, la pandemia, i problemi dell'economia. Quindi abbiamo certo bisogno di andare a individuare, fare ricerca per ottenere risultati per il sociale, per l'economia e per l'economia. Il premio nasce da un'esperienza molto bella che veniva ricordata prima, che addirittura risale ai primi anni 2000, quando Confindustria Toscana e il Consiglio regionale della Toscana per la prima volta in questa regione hanno lanciato un premio che allora si intitolava ad Amerigo Vespucci. L'abbiamo raccolto dopo lo stop dovuto alla pandemia, lo lanciamo oggi. Oggi pomeriggio alle ore 14 apre il bando del premio al quale si può concorrere, è un bando che si apre a tutte le imprese, a tutte le start-up innovative, a tutti i giovani imprenditori che scommettono sul loro futuro e che possono presentare i loro progetti, i loro brevetti e le loro idee fino al 29 ottobre, quindi c'è un mese di tempo, non c'è nessuna fretta per presentarsi perché non è un click day. È un bando che appunto tende a premiare le eccellenze di questo territorio che ci sono tante e vanno fatte emergere, anche per riuscire a costituire una occasione di crescita sostenibile di questa regione, ma anche un'occasione di contaminazione tra imprenditori che dà origine sempre ai migliori frutti e ai migliori progetti d'impresa.
E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete però sempre seguire tutti gli aggiornamenti anche online all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è per la prossima settimana naturalmente, sempre su RTV 38. Arrivederci.